Oh, ben ritrovati, vabbè, volevo semplicemente fare una partita, un altro gioco questa sera, prima di andare verso un po' di allenamento e verso il sonno, e ho scelto Worderos Perfect. A me piace, è un gioco che a me piace molto perché ha delle trovate secondo me geniali e delle meccaniche molto belle, nonostante poi tutto sommato non sia uno di quelli incredibilmente competitivi. 1995 SNK DK, se mi ricordo bene, l'ultimissima puntata di questa serie. Poi ne sono state fatte altre, ma non so se sono uscite arcade. Qui l'SNK c'è gente bravissima a raccontarla. Sono dei veri appassionati anche tra i miei amici. Allora, giochiamo, va. Che vale più di ogni cosa la partita. Allora, sto pensando nel caricarlo, che voglio giocare con Rasputin. Personaggio un po' particolare che a un certo punto prende una vena un po' veramente, diciamo, molto ironica. Bellissimo sto colpo, quanto mi piace. Ok, me l'ha già date, ma adesso le riprendiamo. Ok, era giusto ricordarsi un attimo le mosse. Tra l'altro io dovrei poter fare, mi sa, anche la cosa. Ah, ecco perché non esce. Ok, mi ha sistemato la prima volta, adesso facciamo, prendiamo le misure e cerchiamo di vincere. Ok, vieni. In pratica ho i due calci messi in posizione sbagliata e quindi perciò non mi uscivano gli special. Ok, questo è uno special. Ok. Ok, la mia partita l'abbiamo finita ignominiosamente, ma era soltanto per scaldarsi le mani. Ora arriviamo. Tra l'altro questo Madman, che mi sembra si chiami così, mi sta particolarmente antipatico, quindi botte. Ok. Tra l'altro se andate sul mio canale YouTube c'è la partita completa con Rasputin. I tempi in cui registravo ancora non in HD, quindi ok. Facciamo un po' gli spammoni, vediamo che riusciamo a combinare. Ok, vieni qua, va. Sapete che io in generale ho una predisposizione per i combattenti russi, ma li chiamo Ivan, sai, è chiaro che. Ok. Qui le prese si fanno premendo i due tasti e poi destra-sinistra. Prese molto carine. Ha questa mossa, tra l'altro, Rasputin, questa da terra, che è veramente carina, che è un guard break. Ma è veramente bella. E poi c'ha questa. Non so, è un personaggio che mi è sempre piaciuto perché c'è un sacco di cose belle, c'è anche la palla di ghiaccio, se non mi sbaglio si fa indietro e no. Beh, pensiamo a giocare, va, sennò se pensiamo alle cose. Poi la Desperation Moves è bellissima, si chiama Il Giardino dell'Amore, ma è veramente bella, soprattutto in versione super. Non ve la racconto, è particolarmente osè come può essere questo character a un certo punto. Ok, devo essere un po' più protettivo però, perché sennò. Ecco qua, infatti. Potersi dimostrare. Questo personaggio punk non fa parte del primissimo set di World Heroes, scompare dopo, però è molto bello perché ha delle. Innanzitutto è un vero punk inglese di quelli con l'orologio, quindi. Ecco qua. Poi questa mossa che quando giocavo contro i miei amici era. Che modo stupido di perdere. Vabbè, dai, abbiamo il secondo confronto, giochiamo con quello.
devo stare più attento, che questa ovviamente ci mette un sacco di tempo per muoversi come mossa. Ok. È importante anche soltanto colpirlo, eh. Naturalmente sto provando a fare la super mossa, ma naturalmente non mi esce. E niente, non mi esce probabilmente perché non riesco a trovare i tasti giusti. Dovrebbe essere A e C. Ma lo provo al prossimo giro, perché qua ormai... Ok, l'abbiamo buttato giù. Non so quante botte ho preso. No! Devo stare attento perché la differenza tra quella e quella e questa qui è il fatto che... Ma quella di ghiaccio come si faceva? Vabbè. Abbiamo vinto, questo è l'importante. Non mi ricordo come si faceva la palla di ghiaccio. Vabbè. Ah, eccola qua, Icebreaker. Così si faceva, indietro. Vedete che Eric qua non è molto portato per combattere contro di me, quindi sono abbastanza più forte, non... Eric è un combattente che va molto bene se giochi da vicino, ma se giochi da lontano... Ecco qua, per questo è l'esempio proprio, un martello di Thor che ci ha quasi sistemato. Ecco qua. Abbiamo parlato veramente troppo presto. E vabbè, ci toccherà fare il terzo round. L'ho fatto avvicinare. Ho sbagliato di brutto. Ecco. Veramente quando lo voglio fare poi il fulmine non mi parte. Mi sembra giusto. Ah. Vale. Anche il terzo se n'è andato, mi state attento, ce ne sono diversi che sono abbastanza difficili, eh. Eccolo qua, proprio per dirne uno. Questo colpo molto bello, sta premendo tutti e tre i tasti, difficile che ci caschino, ma se ci cascano, come vedete. Vabbè, siamo giocati anche... Tanto questa non me la ricordavo per nulla. Quindi è stata una bella sorpresa di questa partita. Mamma, quante ne ho prese, ragazzi! Ho sbagliato il tasto e vabbè. No! Vabbè, in qualche modo ci siamo usciti, dai!
Questo è molto veloce, qui non sarà facile perché... Niente, sono stato disintegrato proprio. E vabbè. Alla fine mi sono guadagnato la mia monetina, quindi posso anche... No, come m'ha preso? Ale, mi ha buttato all'aria. E vabbè, dai. Avventura finita con Rasput, magari facciamo un'altra partita con un altro personaggio, ma la mia medaglia di cartone è ben guadagnata. E quindi posso tranquillamente lasciarlo dov'è. Però voglio fare un'altra partita, così. Allora. Vediamo chi prendiamo. Non è che gli altri li conosco così bene. Ok, Dragon, dai. Che quello un pochino più chiaramente scatta Bruce Lee. Perché Rasputin? Ma perché mi piace come personaggio. Devi sapere che io sono affezionato ai personaggi estremi e ci gioco bene con i personaggi estremi, quindi... Ciao Marco, benvenuto fra noi intanto! Ma c'era anche il super pugno o qualcosa del genere, stile Kenshiro? Che lo fa? Ai ai ai! Non mi ricordo manco la mossa Ido come si faceva! Ok, abbiamo tolto un po' di energia. C'era l'Expression Move com'era, ma c'era anche i pugni, come si facevano, mannaggia? Ok. Madman è andato. Però devo ammettere che mi divertivo molto di più con Rasputin, eh. Dicevo, a me i personaggi estremi piacciono, c'è poco da fare. Poi i tasti messi in malissimo modo, tra l'altro. Comunque anche i due ninja non sono male. O il capitano anche non è male, però preferisco quelli là che tirano qualcosa. Comunque avevo anche la mia tattica con lui, che non mi ricordo assolutamente perché... Forse mi ci avvicinavo, lo prendevo... Non mi ricordo, niente da fare, dai. Niente. Qui non c'è stata trippa per gatti. Con Eric c'era un trucco per fare perfect addio? Wow, ma qual era? Questo è World Heroes Perfect! Ce l'hai adesso la schermata davanti! Allora, vediamo con chi posso giocare. Un altro che spara tutte di più è... Vediamo. Ma sì, dai! Sì, Muscle Power era ingiocabile!
Capitan Kid c'ha tutte quante, c'ha praticamente il set di Street Fighter, quindi ma in effetti non toglie niente come energia, però poi c'aveva quel calcio rotante che era molto interessante, che naturalmente non mi ricordo come si fa. E niente, olè, colpo basso, niente, non riusciamo a ricordarci come si fa quello da calcio. Niente, vabbè, attacchiamo e basta. Lo scuolo nemmeno riesco a farlo. Vabbè, dai, giochiamo e basta e buonanotte. Alpha Mission, vero, bellissimo. Ci giocherò a brevissimo. È vero, su SNK non sono preparatissimo, soltanto su King of Fighters vi posso rispondere su tutto. Calcio, come va a fare? Vediamo che lo abbia C insieme? No, nulla. Ce la vedremo molto brutta perché. Aspetta, forse era basso alto? Ah, vedi, questo me lo ricordavo. E forse basso alto è anche l'altro calcio? No. A spammare palle di fuoco sono bravissimo, non c'è niente da fare. E sono senza joystick, eh. Mamma mia, con la dispersion move che non so fare. No, volevo provare a finirlo con quel colpo. Ecco. Beh, ora abbiamo levato da mezzo, certo. Proprio Rasputin. Ah, abbiamo ritrovato come si fa lo squalo, perfetto. Insieme Gain e Ryu per questo personaggio. Eccolo qua, abbiamo trovato anche il calcio rotante, vai. È semplicemente indietro avanti, quindi lascia stare Marco. Ha il suo perché sto personaggio, ha un set di mosse niente male. Pensa che lo special si fa soltanto indietro avanti.
2, 3. Mamma mia dove arriva con quel calcio però, eh. Quando te lo trovi contro la fine. Bello scambio su. Eccola. Era partito con lo special, meno male che l'ho preso. Ok, chi c'è? Oh! Questa sorta di Hulk Hogan, ripulito, senza baffi, per problemi di copyright sicuramente. Non mi ricordo se il primo titolo aveva i baffi, forse non c'era nemmeno il primo. La parata è spettacolare, se la fa dare degli, si fa dare un colpo negli addominali. Comunque salta veramente troppo basso per poter avere un senso suo personaggio. Cioè non l'ho ammazzato? Vabbè, ok. L'abbiamo ammazzato ora. Grande Kid che fino adesso si è dimostrato essere abbastanza all'altezza. Sta attento che questo qua mi prende, perché naturalmente quando lo usi tu fa schifo, quando lo usa la macchina è buonissimo chiaramente, ecco qua infatti, guardate quanta energia mi ha tolto soltanto con un colpo. Beh, mi ha tolto tanto anche... Annaggia che botta però! Mamma mia, veramente lento però con lo squalo. Ok, anche Masco qualcosa se n'è andato. Marco, tra l'altro ti informo che sto scrivendo un'avventura testuale. Poi ti tengo informato. Che è la sintesi di uno spettacolo che ho portato a teatro. Vediamo che cosa riesco a fare. Naturalmente non cose a livello del maestro che sei tu, però... Mannaggia la miseria! Olè! Ma me sul mio non ho il Dragon, che vuol dire Enzo? Dimmi! Di che Dragon parli, Enzo? Uno, due, tre, quattro, cinque... Preso! Ma posso anche dargli l'ultimo colpo, mi sa, quando lo squalo viene fermo. Mamma mia, quanto energia mi ha tolto, ragazzi. Vabbè. Piccolo trick, siamo usciti vincitori anche da qui, eh. C'è? Ai ai ai, è qua. Non gli tolgo nulla. Mamma mia quanto sono veloci rispetto a me. Ma non ci siamo colpiti. Cioè, gli ho tolto proprio energia, ragazzi. Due, tre. Sta finendo il tempo! Vabbè. Abbiamo perso col tempo. Great team!
Oh, si para tutto, ragazzi. È incredibile. No, ho sbagliato io stavolta. Vabbè. E mi sa che l'avventura finisce qui. Vediamo se riusciamo in qualche modo a scongiurare la cosa, ma è finito anche il tempo, quindi... Chi ha vinto? Tutti e due abbiamo perso, quindi ho finito. No! C'è un remake inedito. Ok. 2, 3. Di che parli, Enzo? Ma forse parli del precedente? Quel personaggio cerchi? Facciamoci attaccare, siamo in vantaggio di energia, sfruttiamo un po' di tattica, no? Staccato all'ultimo per fare... Ragazzi, sta battaglia! Il fatto che le mosse sono tutte retrocarica contro questo qua e... Olè! Bruce Lee, no, c'è! C'è in tutte le versioni. Sì, in alcune versioni Dragon si chiama Kim, è vero questa cosa, nelle versioni coreane. E qua devo attaccare, dai. Se no questo mi seppellisce qui. I calci leggeri hanno un senso in questa versione, in questo gioco. Mamma mia, Mr. Bison qua. Che plagione, ragazzi, qui. Vabbè, fosse l'unico. Oh! Mamma mia, che errore, ragazzi. Volevo tirare questo, in realtà. Vabbè, dato buco lo stesso. Abbiamo vinto col tempo, il che... Miracolo a Ghizza, è vero! Vabbè, un po' di fortuna ci vuole, Marco, dai! Sono stato sfortunato prima con Rasputin. Ho compensato. Ma quando è che viene a fare un giro a Roma, Marco? Ai ai ai, ho fatto beccare in pieno. Ma come caspita? Ah, comunque il tempo vince, il tempo perde, quindi vabbè. Ok. Speriamo di prenderlo con questo, se no... E invece si è scansato. Sono veramente disunito troppo. No,
Ma vabbè, con quale fortuna si è parato sto colpo lo sa solo lui. Mannaggia la miseria. Ok, devo attaccare per forza, finito il tempo. E vabbè, è andato a finire così. Comunque, 30 minuti e 56 secondi per tre partite. Mi sono guadagnato in ogni caso le mie medagliette di cartone. E con ciò vi saluto, contento che Enzo abbia trovato il suo Dragon. E vi aspetto alla prossima. Te Marco ti aspetto a Roma, chiaramente. E ti manderò non appena un pochino di scritto per farti, per chiederti se secondo te l'idea è buona. Un saluto a tutti e buonanotte.